Abbiamo tanto discusso sulla questione dell'età, della pensione della signora Bossi. A me scandalizza molto di più che la scuola Bosina della signora Bossi sia stata finanziata con 800.000 euro da parte dello Stato in una legge che si chiama legge Mancia, non a caso, perché era un omnibus in cui c'era di tutto. Ti faccio vedere che il presidente della scuola Bosina, prendo, è Dario Galli, che è anche presidente della provincia di Varese e anche consigliere di amministrazione di Finmeccanica a 62.000 euro l'anno. La Lega c'ha sindaci che fanno i parlamentari, c'ha presidenti di provincia che hanno il doppio incarico, alcuni hanno il triplo incarico, sono anche consiglieri di amministrazione dell'Enel, dell'Eni, eccetera. Insomma, la Lega lì difende le pensioni perché se no arrivano col forcone, cioè sceglie 4-5 battaglie di bandiera, il ministero a Monza, il federalismo che non si sa più cos'è, le pensioni eccetera, e a Roma è il partito in questo momento più romano di tutti, il partito che gioca sui tavoli della maggioranza e blocca anche quello straccio di riforme che una parte del PDL e il Crosetto rappresenta. Sallusti, arrivo da te subito. Perché se Roma fosse veramente ladrona, voi la legge Mancia per la signora Bossi avreste dovuto dire no. Noi padani la scuola Bosina ce la finanziamo da soli. No, allora, sul punto Pini, su questa legge. Venuto qui 30 secondi di cappello, sì. Io sono venuto qui la prima volta perché mi sono accorto che si riusciva a ragionare. Purtroppo stasera invece è demagogia allo stato puro. Demagogia allo stato puro. Non è demagogia, io ti rispondo. Quando fai un'affermazione di questo tipo, spiega per favore alla gente. Ma è falsa o vera? Spiega per favore alla gente che cos'è la legge Mancia. È il fondo delle piccole opere che si distribuisce su tutto il territorio nazionale. Esatto. Se noi decidiamo a Varese, dove ci sono 4-5 deputati della Lega, di concentrare i soldi per una scuola privata che ha dei bambini ai quali vengono insegnati normalmente. La levate a un'altra scuola che non è della signora Bossi. Ma le abbiamo dati anche alle altre scuole. Okay. Io nel mio territorio, che vengo dalla Romagna, chiedilo, le ho date a tutte le scuole divise sul territorio, laddove c'era bisogno, soprattutto per problemi di rischio antisismico. Non lo so, ma soffitti che lei parlava del sud, onorevole Pini, ho come l'impressione che se questa cosa l'avesse fatta un deputato dell'Irpinia, lei avrebbe detto che erano dei familisti, dei camorristi, eccetera. Posso finire? Allora, no, non ho detto questo, però dico che se uno va a vedere, vuoi tornare qui con l'elenco dell'ultima legge Mancia e vedi che i soldi in certe zone d'Italia vengono date per fare dei concerti o roba simile? Deputati nessuno c'è nell'ultima legge. No, ci sono anche moglie di deputati. Possiamo andare avanti. Abbiamo capito che questi soldi sono stati dati e che se ne sono stati dati anche ad altre scuole.